Gabriele Del Torchio, presidente della Ducati, buonasera. Buonasera. Stasera la premiano qua in Riviera. Una bella serata. Una bella serata in riva al mare, c'è una bella stellata. Ma devo dire che oggi ha piovuto, adesso si è aperto il cielo, quindi di buon auspicio. Ci dà subito una prima così idea del tempo, come se fossimo quasi in pista, perché insomma è importante sapere quando si è in pista, se piove, non piove. È fondamentale per mettere le gomme giuste, no? Mi dica la verità, ma da quando avete ingaggiato, anche se se ne parlava da tempo, insomma dall'ufficializzazione, quanti le chiedono di rosso? Beh certo, è diventato l'argomento più importante a casa nostra. Devo dire che siamo tutti in grande attesa, no? Non vediamo l'ora che inizi il 2011 per una bella stagione. Poi quello che avverrà scaramanticamente non lo dico. Però direi che sarà senz'altro una gran bella stagione. Beh, posso dirlo, ci sentiamo un po' la nazionale del motociclismo, no? Un'azienda italiana, una moto italiana, un grande pilota italiano insieme sui campi di gara, sulle piste di gara di tutto il mondo. Beh, sarà senz'altro un anno di grande attenzione. Beh, sarà anche una grandissima promozione per il Made in Italy. Assolutamente, noi ci sentiamo ambasciatori del Made in Italy, portiamo il Made in Italy un po' dappertutto, l'80% delle nostre moto vanno fuori dall'Italia, l'Italia è un bellissimo mercato ma l'80% vanno fuori e devo dire che in un momento come questo, un po' di difficoltà dei mercati in tutto il mondo, noi continuiamo a crescere, cresciamo perché abbiamo questa bella immagine di passione, di sportività, di stile italiano, di disegno italiano. Senta, belle immagini però anche belle moto, nel senso che comunque funzionano, in gara vanno velocissime, quindi cioè, è anche naturale. Funzionano, la qualità è cresciuta moltissimo, è a livelli di eccellenza e devo dire che essere qua stasera a prendere questo premio è una bella occasione, perché questo premio è dedicato a tutte le donne e tutti gli uomini che nella Ducati in questi anni hanno lavorato e hanno reso possibile il sogno italiano, il sogno di una piccola azienda di Borgo Panigale che è conosciuta in tutto il mondo, sogno che inizia da molto lontano, poi siamo certo. In terra di Romagna e qui è nato a Lugo, poco lontano da qui, Taglioni, un grande ingegnere, l'ingegnere che ha fatto un po' la storia della Ducati, che ha portato il Desmo nella Ducati. Quindi un riconoscimento che va oltre la mia persona, che va davvero a merito di tutti quelli che hanno reso possibile questa storia. Io credo che essere dentro quella che l'Emilia Romagna chiama la Motor Valley, cioè la Valle dei Motori, è un elemento di grandissima importanza. Quello che la Ducati fa è anche perché le genti di questa terra hanno nel DNA i motori, hanno questa passione importante, che poi vuol dire i più grandi piloti del mondo, vuol dire i più grandi ingegneri del mondo, vuol dire i più grandi meccanici. I più grandi meccanici, vuol dire la passione di quelli che ci lavorano tutti i giorni. Senta, la prima si parla di Made in Italy, però ci può essere anche un po' di Made in Bo. Made in Bo, Made in Bologna, cioè la città si aspetta molto anche. Lei cosa pensa che possa arrivare anche con questo binomio tutto tricolore, con l'arrivo di un grande personaggio, no? Che catalizza l'interesse? Io credo che possa arrivare molto, me lo auguro perlomeno, al di là di quello che io pensi nell'immediato. Però voglio darle solamente un dato. Il museo della Ducati di Bologna è il museo più visitato della città. Noi abbiamo 50.000 persone che arrivano da tutto il mondo in pellegrinaggio alla Mecca del motociclismo e vengono a vedere questo museo. 50.000? 50.000 persone, tutti i giorni. Tutti i giorni abbiamo persone che arrivano e nell'anno sono 50.000 persone. Beh, io credo che questo sia un modo, perché poi chi arriva visita Bologna, un modo per respirare l'aria di questa terra. L'aria e l'aria anche della Ducati, che certo. Adesso cambierà anche nei prossimi anni, no? Insomma, si sposterà di po'. Come vediamo? Mi vuole dare un'altra notizia? Come vediamo? Vediamo, abbiamo un programma. Il piano è già passato. Sì, basta che ci diano l'autorizzazione. Ah, ok, allora manca l'autorizzazione. Senti, ma secondo lei quanto si vedrà Valentino a Bologna? Valentino avrà, come ha, un legame fondamentale con Filippo Preziosi. Filippo Preziosi è davvero il nostro genio, noi siamo orgogliosi di avere con noi una persona delle qualità e del livello di ingegneria, di inventiva come Filippo Preziosi. E parlando con Valentino, una delle cose che mi ha maggiormente colpito è il fatto che lui ha detto, e sono convinto che lo farà, Tavuglia, Bologna non sono lontani.
quindi questo colloquio costante con la nostra ingegneria sarà un grande valore per tutti. Io credo che oggi forse, non lo so, immagino perché non me lo ha detto, però lavorare con i giapponesi con moto che sono prodotte e progettate a migliaia di chilometri di distanza sia un buon limite. Filippo e Valentino insieme, davvero, sono convinto, un bel capitolo nella storia del motociclismo del mondo. Nomisma, che lei conosce come istituto, ha calcolato, noi abbiamo fatto calcolare, non so se ha letto sul Corriere, abbiamo fatto calcolare, dice Valentino Rossi da Ducati, questo matrimonio, questa unione potrebbe dare un aumento del PIL cittadino di qualche punto. Non so interpretarlo, non so interpretarlo, posso solo dirle che dal punto di vista nostro non è che ci aspettiamo un incremento sostanziale delle vendite per Valentino, non lo so, questo lo vedremo nel tempo. Certamente ci aspettiamo una cosa importante, ci aspettiamo che il nostro marchio divenga già molto famoso nel mondo, ma divenga ancora più solido, ancora più conosciuto. Perché vede, nel mondo di oggi sono importanti tre ingredienti per essere competitivi: il prodotto, e io credo che noi ce l'abbiamo, la qualità, e credo che noi l'abbiamo, e abbiamo lavorato molto in questa direzione, ma anche il marchio, la notorietà del marchio. Qual è stato il momento in cui ha capito che c'eravate con Valentino? Beh, è un percorso lungo. Ci stiamo lavorando da molti mesi, sì. E devo dire che la convinzione maggiore l'ho avuta un giorno, quando Filippo è rientrato da un incontro e mi ha detto siamo vicini. Allora ho capito che questo essere vicini era veramente qualcosa di più della battuta. Vuol dire, ho capito che era scattata quella chimica relazionale tra i due, che è l'elemento più importante. Lei ha partecipato però, insomma. Certo. Però io ho partecipato, è una decisione che ho preso, però il contributo di Filippo è stato determinante. Senta, c'è chi dice che dopo l'ultima gara, che è Valencia mi sembra quest'anno, sì, il giorno dopo Valentino, visto che ci sono le prove, salirà sulla Ducati, farà il miglior tempo e gli altri inizieranno a preoccuparsi seriamente. Ma aspettiamo Valencia, poi vedremo. Va bene, aspettiamo Valencia, la ringrazio molto e buon premio. Grazie. Arrivederci.